Islanda. Il 27 settembre del 1970 nasce un qualcosa che cambia per sempre le abitudini delle domeniche pomeriggio degli italiani. Un qualcosa che nel corso degli anni sarebbe diventato, abituale, un'immancabile routine. Quel 27 settembre del 70 alle 18 su Rai 1 inizia ufficialmente 90° minuto. È una domenica, ovvero il giorno consacrato al Signore, certamente, ma è anche consacrato al Signor Calcio. Siamo pur sempre in Italia. Gli ascolti altissimi, difatti, trasformano il programma in un cult immancabile, un vero fenomeno di costume. Pensate, è la prima trasmissione domenicale a diffondere le azioni salienti delle partite di campionato. I protagonisti chi erano? Erano loro, i giornalisti Rai, di quella Rai, ovvero un pezzo di storia italiana. Mi dica la verità, avete fatto parte di un pezzo di storia d'Italia? Questa è la verità, insomma. La giriamo dove vogliamo, questo è un dato di fatto. Comunque questo è il mondo esterno, noi non ce ne siamo accorti. Non ve ne siete accorti. Può darsi che sia così, non che la storia d'Italia, chi l'ha scritta, non se ne è accorta. Non mi ero reso conto che sarei entrato nella storia della televisione. Perché quel 90° minuto, il 90° minuto di Paolo Valenti, è considerato dai critici televisivi, è considerata una delle trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana. Fra 100 anni, fra 200 anni, si parlerà ancora di quel 90° minuto, sottolineo quel 90° minuto. Io mi chiamo Giorgio Bubba, ma non c'è niente di speciale. Mi permetta, ma pesa di più Giorgio Bubba che per esempio Hervé Bricca, che è sottoscritto, insomma. Dice lei. Ma non lo so perché, ma non lo so. È una mia idea, per la carità, però credo che abbia fondamenta. Vabbè, la bontà sua. Però sono delle cose indelebili e incancellabili, indimenticabili, perché sono l'amicizia. Uno, un amico se lo ricorda finché vive, e noi ci portiamo appresso
il ricordo ciascuno dell'altro di un gol, di una parata, di una battuta di Paolo Valenti, di una battuta di Vasino, appresso. L'autunno del 1970 è quello del post-mondiale, mondiale in Messico, mondiale che consacrarono l'Italia di Valcareggi come un'icona indelebile. Il calcio, in quel periodo per la televisione, stava diventando veramente una cosa sempre più seria. Gli ideatori di Novantesimo Minuto chi sono? Sono tre persone, Maurizio Barenson, Paolo Valenti e il regista Remo Pascucci. Una parentesi sicuramente se la merita Paolo Valenti. Lui è già famoso per una cosa, aver tenuto sveglia l'Italia intera nella notte del 17 aprile del 67, nella famosa radiocronaca dell'incontro di box tra Griffith e Benvenuti. Che tipo era Paolo Valenti? E io l'ho sempre definito un signore del calcio, un vero autentico signore del calcio e del giornalismo. Era dal punto di vista umano una persona squisita e un gentiluomo anche dal punto di vista professionale. Nell'affrontare lo svolgimento dei commenti, della trasmissione, della rubrica, era veramente un gentiluomo, un signore. Cioè, è inutile trovare altri aggettivi, un signore del calcio e del giornalismo, un maestro come penso che non ce ne siano più. Paolo Valenti era un combattente, uno molto preparato, colto, diciamo, in un certo senso anche artista, perché dipingeva, scriveva, cioè vorrei dire, non era focalizzato a contare i centimetri per un rigore, ho capito? Vorrei dire, cioè, il calcio è questo, però aveva scelto bene, aveva scelto le persone che pensavano alla rappresentatività della squadra. Paolo Valenti, signore, niente da dire, Barenson, signorissimo. Che era un po' la mente, no, Barenson? Barenson è quello che ha ideato il Novantesimo. Dopodiché, lode e gloria a Valenti, a Paolo, anche perché ci ha lasciato prima del tempo, e quindi colui che ci lascia prima è sempre, merita sempre certo maggior rispetto e stima. Poi io solo sa perché, perché io me lo sono sempre chiesto, perché? Comunque ha lasciato un vuoto nel cuore. Però la mitica gestione era stata di Barenson. Maurizio Barenson. Sì. Era lui che aveva fatto questa rivoluzione interna alla RAI di gente che parlava di sport come se parlasse dell'avvenimento di cronaca invece del fare il rito del calcio. Il padrone del tutto era Valenti, perché Valenti aveva capito perfettamente questa specie di binomio. No spettacolo, niente. Il cercare di dare un dramma, perché il calcio è un dramma, con disinvoltura, mettendo gli indici laddove fosse era grave. Tant'è vero che le denunce fatte al calcio violento sono comparse proprio perché lui le accettava e noi eravamo coloro che gli davano una mano, perché non si voleva far vedere, noi volevamo far vedere che cosa succedeva nello stadio, al di là del bello. Fino ad allora il calcio domenicale in TV erano solamente due cose. Che cosa? Beh, il secondo tempo registrato di una partita alle ore 19, le voci di Nicolo Carosio e Nando Martellini. Già. E poi la domenica sportiva, che andava in onda in seconda serata. Ecco, tutto questo era lo sport in televisione, a piccole dose, centellinato. Era curioso vedere poi il suo fine gara, no? Quando c'erano questi piccoli napoletani, bambini, che si mettevano dietro di lei. È un po' il quadretto perfetto. Devo dire la verità che io non temo la folla, per tanti motivi. Prima di tutto perché sono nato in un vicolo di Napoli e poi perché vivo a Napoli. Se uno scende in una strada del centro o di periferia, trova la stessa folla dovunque, quindi io con la folla ci vivo. E poi in quel periodo la televisione era quasi un gioco, perché sottrarre o allontanare da questo gioco i ragazzi, la gente, chiunque si trovasse lì? Certo, qualche volta sono stato sommerso da questa folla, ma era, mi ricordo, durante uno scudetto, quando abbiamo vinto il primo scudetto, ma io non temo la folla. Si è ancora naturalmente lontani anni luce dalla
TV a pagamento di oggi. Barenzon e Valenti, comunque forse inconsciamente, lanciano la pietra, o meglio l'idea geniale, del tutto rivoluzionaria, cioè andare in onda il prima possibile dando risultati e immagini delle partite. Oggi sembrerebbe una cosa normale, ma allora bisogna calcolare che negli anni 70, difatti, questo preciso processo, cioè l'arrivo delle immagini in tempi brevissimi, era complicatissimo, perché cosa succedeva? L'operatore filmava tutto il primo tempo, poi durante l'intervallo, in moto, scortato dalla volante della polizia, correva alla più vicina sala di montaggio al fine di scegliere le migliori immagini. Beh, che vitaccia, direbbero oggi i montatori e i registi. A questo stadio, io un quarto d'ora prima della fine della partita, con la mia moto, andavo alla RAI passando a prendere lo sviluppo della pellicola nel frattempo. Nel viaggio, e la portavo in Rai, dopodiché la montavamo insieme con il montatore, e quindi il montatore si chiamava Carlo Massa. Ma c'erano naturalmente anche dei problemi, già. Ho detto prima, ve lo ricordate, che l'operatore aveva il compito solo di fare una cosa, di filmare il primo tempo della partita. E basta. E se i gol arrivavano nel secondo tempo, a quel punto il servizio completo lo si poteva vedere la domenica sportiva, soltanto lì, 3 ore dopo. Poi arriva la prima rivoluzione del programma. Beh, riuscivamo a fare delle cose, non, pensandoci bene adesso freddamente, non riesco neanche a capire io come riuscissimo a farlo. Ma tu pensa, passando dal 90° minuto alla Domenica Sportiva, trasmissione alla quale io ho collaborato per diversi anni, al tempo della pellicola, non so, si registrava, si filmava la partita di Vicenza, poi magari con la nebbia si doveva correre a Milano, sviluppare la pellicola, ed erano 2 ore per sviluppare la pellicola, e poi il montaggio televisivo con la pellicola aveva dei tempi enormemente lunghi, e si riusciva ad andare in onda alle 22 nella Domenica Sportiva. Come riuscissimo con un 90° minuto ad andare in onda con tutti i gol 15 minuti dopo la conclusione della partita, adesso come adesso non so neanche io come riuscivamo a farcela, però ce l'abbiamo sempre fatta, tutti. Ed ecco qui allora la seconda rivoluzione, la vera arma del prodotto, ovvero i volti. Ecco, quei volti che diventeranno sempre più familiari a tutti noi, agli italiani, agli amanti del calcio. Un vero teatrino dove in quasi 2 minuti ogni giornalista racconta la sua partita. Il problema è che non tutti riescono ad essere sintetici. Alcuni parlano con accenti dialettali, altri sono bloccati da problemi tecnici, altri ancora, pensate, letteralmente abbracciati dai tifosi assiepati attorno. Scene di delirio, scene comunque che lasciano indiscutibilmente il segno. Alcuni si azzardano a paragoni esagerati, altri storpiano quei nomi dei primi stranieri giunti dalle nostre parti. Sono personaggi nel bene e nel male. Il pubblico in fondo adora tutto questo. La RAI, giustamente bravissima, non si azzarda minimamente a cambiare gli schemi, le abitudini di milioni di tifosi. Lei pronunciava Sampdoria senza la P, è no, vero? Io ho sempre pronunciato Sampdoria con la P, che poi nella fretta... Poi magari Sampdoria, sì, ecco, sì. Perché c'era una sì. Battutina ironica su di lei, insomma, l'unico che diceva Sampdoria senza la P. Senza insomma, la P. Perché poi non è... Vabbè, ma andate tanto. Lasciamo scrivere. Ma no, ma ci mancherebbe altro. Io non lascio scrivere nessuno, è giusto che uno scriva. La formula di 90° minuto rimane invariata per tutti gli anni 80, è una formula azzeccatissima. Nell'86 il 63enne, ormai 63enne Valenti, però annuncia che potrebbe andare in pensione. Mamma mia, nei corridoi di Viale Mazzini si vocifero anche un possibile passaggio alla concorrenza, ma è la politica a flirtare con il mezzo busto più famoso dello sport italico. Si candida Valenti alle elezioni politiche dell'86 nelle file della DC, Democrazia Cristiana. Passano i mesi, finiscono le elezioni, lui però non è eletto e non va neanche in pensione. Fortuna per molti, anzi firma un contratto biennale con Mamma Rai, preparandosi a che cosa? Beh, preparandosi alla 18ª edizione del suo programma. L'audience della prima puntata, sbalorditivo, 8 milioni e mezzo di telespettatori,
record di ascolto assoluto. Lo spirito era questo. Quando Necco si contornava, io dicevo, perché ti metti i tifosi dietro, ti danno noia. In realtà era nel vivo, perché lui era per Napoli, non per il Napoli, è diversa. Tutta una zona, mi sono una città, una regione. Che io ero per Firenze, non tanto per la Fiorentina. Quindi se la Fiorentina rappresentava male Firenze, ero il primo io a sculacciarla. Ti eravate resi conto, col passare dei mesi, col passare delle stagioni, di essere veramente diventati dei protagonisti essenziali per la domenica degli italiani? Allora, io personalmente mi ero reso conto di essere diventato un personaggio televisivo, perché qualsiasi posto andassi la gente ti fermava in strada, se entravi in ristorante tutti dicevano ecco Ferruccio Gard, io ho firmato migliaia di autografi nella mia vita, a Verona, ai tempi del Verona dello Scudetto, io penso che dopo Osvaldo Bagnoli, Fanna, Elchier, forse ero più conosciuto dello stesso sindaco, non so, mi sentivo il re di Verona, ma in qualsiasi città d'Italia, ma anche personaggi importanti, il ministro che mi vedeva, oh Ferruccio. Mi ricordo, era a Prato, mi sono mandati a Prato, c'era Prato-Lazio, e se ne erano dimenticati di collegarmi, e mi collegarono in fondo. Allora io, ironicamente, dissi, qui... com'è andata così? Ma qui c'è un bel tramonto, il sole sta calando. Stupendo. Dice, ma il calcio, ma la partita, chi se la ricorda più? È una settimana fa quasi. Era una 0-0, insomma. No? E quindi scoprire una 0-0 che è finita qui. Bubba, cioè, mi parlava prima delle trasferte. C'è una trasferta in particolare, a parte quella magari di Trondheim che mi stava raccontando come esempio? Trondheim. La vera trasferta che ha fatto Specie era in Albania. In Albania? Sì, ci fu una partita, non era una squadra genovese, però era in quel team, nella quale noi finimmo in questa nazione, e fummo scortati al mattino, alla sera da forza dell'ordine che ci proibivano di andare ovunque volessimo andare. Che meraviglia! Cioè, se volevo andare in piazza per vedere com'era la piazza di Tirana. Certo. No, era proibito. Non potevate. E io, cioè, immaginandomi che il comunismo era anche quello, non è che la cosa mi fece molto piacere. Sbaglio, era molto ironico lei, spesse volte. Cercavo di dissacrare. Da buon toscano, sì. No, o sbaglio? Sì. Ah, mi ricordo un famoso assedio fatto dopo una partita, che non mi ricordo quale partita, che era tanto, la Fiorentina stava per perdere in casa, invece o vinceva o diciamo se la levava. Allora cominciai, venne la sconfitta, mi pare che fosse la Spal, ma era la Spal che vinse 1-0 e Cinesigno fece il gol. Cinesigno? Sì, che batté anche un colpo di terremoto, quel giorno, mi viene in mente in particolare, e dissi tanto tonò che piombe. Il primo giornalista in assoluto che ha cominciato ad affrontare il mondo del calcio con una certa ironia è stato il grande Beppe Viola, proprio anche lui un grande signore del giornalismo sportivo. Io mi sono messo a trattare il calcio con un'ironia molto più... meno... ironia meno ironica. No, più pungente, ma in modo più aperto. Cioè, io sono stato il primo veramente a voler dissacrare il mondo del calcio con un nobile obiettivo, quello di stemperare la tensione fra i tifosi. E poi lo posso dire perché è stato ammesso ufficialmente, la Jalapas Band si è ispirata a me per la famosa trasmissione Mai dire gol, perché hanno visto Ferruccio Gard che un giorno sfotteva questo, un giorno sfotteva quello, al 50° sfottò, hanno detto ma perché non facciamo una trasmissione tutta di sfottò? E poi io avevo inventato in modo particolare il commento finale in rima baciata. La curiosità è anche sapere, per esempio, che rapporto c'era tra di loro, come vivevano tra di loro questi giornalisti, c'era invidia, gelosia tra quei pittori del giornalismo italiano. Ascoltiamo. Che rapporto c'era con gli anni, insomma, gli anni passavano, ormai 96 minuti diventava sempre più caldo, no? Sempre più seguito. Che rapporto c'era con i suoi colleghi nelle altre città, Giannini? Bello. Bello, sì. Proprio da gruppo unito, da sì, una grande sì, famiglia. Ma anche con quelli che non facevano il 90°, con sì, quelli sì, altri. Io mi ricordo, per esempio, sono andato
a Milano, eravamo in tre, Ferruccio Garde. Mi ricordo che quando andavo io allo stadio, non dico che c'era sempre un'atmosfera idilliaca, perché frange di violenza ci sono sempre state, ma non so, facciamo un esempio, i tempi d'oro dello scudetto del Verona, venivano le famiglie allo stadio. E mi ricordo Gianni Vasini, che erano tutti arrivati, era la fine del campionato e avevo una sola giacca, la mia, la giacca azzurra, si fece la squadra, no? Si andava e si veniva al novantesimo infilandoci questa salva, che è la stessa squadra, per dire come, sì. Per raccontare un aneddoto, certo. Che nessuno conosce. Assolutamente. Lei ha smesso circa 10 anni fa, sì, no? Esattamente. Le manca un po' qualcosa? Devo dirle che il giorno che sono andato via ho pianto. Beh, ma no. Perché pianto. Quanti anni Rai ha fatto lei? 36. Cuba. Beh, insomma. Ho pianto, è una vita, però poi mi sono consolato il mese successivo quando è che ero riuscito, perché io non dovevo andare via, ma avevo visto una norma interna che diceva a gente che ha X anni in anzianità, X età, gli aspettavo un esodo che io non ho mai visto così tanti soldi. Davvero, sì. Lo sa, io mi ricordo però qual è stato l'ultimo servizio. Io adesso devo guardare negli archivi. No, me lo dico io, l'ho fatto sulla Pistoiese. Sulla Pistoiese. Davvero. Erano talmente famosi questi signori di novantesimo minuto che all'epoca alcuni musicisti, per esempio, ecco, si sbizzarrirono nel creare nuovi gruppi, nuove canzoni. Pensate, nacquero i cosiddetti figli di Bubba, proprio così. Tutti i giornalisti italiani avere anche un nome, il proprio nome del gruppo musicale. Che insomma, i figli di Bubba esistono, certo. È un gruppo musicale. È un gruppo musicale. Ma il giorno che è nato questo gruppo, negli anni 80, cosa pensi? Io ho ricevuto una telefonata qualche mese prima. È incredibile. Prima da Ricci e poi da uno di cui non ricordo il nome. Che penso, spero che mi faccia. Cioè, la mia memoria è quella che è. E mi dice: ma se diamo il tuo nome, cioè, io quanto ne guadagno? Sta ecco. Via anche uno. È impallinata di colpo. No. Poi l'altra cosa patita più di tutte fu quella Empoli-Fiorentina, la prima volta, e cercavo di mettere insieme i cugini, effettivamente se erano cugini non sono rivali, quando io se ce l'ho poi la posso far anche vedere se lo ritrovo, vidi che c'era uno striscione di 40 metri, ma, scusate è una parolaccia ma io l'ho letta. Ma lo dica pure, non abbiamo problemi. C'era scritto M.Giannini ci ha rotto il cazzo. Quelli erano i Viola. Mitico. E l'allora presidente, non diciamo il nome. Mi diceva non andare, io voglio fare, portare sotto quelle curve i tifosi dell'Empoli per fare il gemellaggio, no? E mi diceva di no, ma non mi aveva detto niente. Poi finalmente anche lì rischiai grosso uscendo dallo stadio. È il 1990. Momento importante, l'anno in cui finisce tutto questo bendidio giornalistico sportivo, la fine di novantesimo minuto. L'anno dei mondiali italiani, ovviamente, l'anno in cui dirigerà la sua ultima puntata Paolo Valenti. È il 21 ottobre, per l'esattezza, ormai magrissimo, ormai malato. Valenti conduce con autorevolezza la sua ultima fatica, perché è giusto definirla così, fatica. Già operato un anno prima e sostituito spesse volte da un giovanissimo Giampiero Galeazzi. In Rai già sanno tutti che la favola sta per concludersi. Il 15 di novembre muore all'età di 68 anni. La puntata successiva, una settimana dopo, quella del 18 novembre, è commovente perché è la prima dopo la sua scomparsa, perché un delizioso Nando Martellini apre la trasmissione. In che modo la apre? Avvertendo milioni di telespettatori che Valenti era tifoso della Fiorentina. Già, pensate, in 20 anni di TV nessuno era ancora riuscito a capire di che squadra fosse questo valoroso e professionale giornalista. Altro che professionalità, mamma mia, molto di più. Finisce in quel pomeriggio la bella favola di un programma che nel bene e nel male, per oltre 20 anni, ogni domenica pomeriggio ci ha accompagnato, facendoci vedere un'Italia provinciale, un'Italia che godeva delle piccole cose semplici, un'Italia dove i tifosi, tutti i tifosi, urlavano alle spalle di un cronista, dove i campi di calcio diventavano colorati. Ecco, per una nazione che usciva dall'incubo degli anni di piombo in quel preciso momento, tutto questo era moltissimo, era tutto. Per questo motivo, novantesimo minuto,
rimarrà per sempre irripetibile. Mi ripronuncio di nuovo la parola Sampdoria, ma voglio sentire la P. Sampdoria. Vedi che l'ho fatto senza P. Ma forse è così naturale, no? Stia bene. Grazie, Bubba. La ringrazio a lei. È stato un piacere. Come finirà il derby? 1-0 per la Sampdoria. Sampdoria. Era Giorgio Bubba da Genova. Ma sono mica morto, eh? Sì, ha anche ragione. Una cosa spontanea, perché col novantesimo minuto, col primo novantesimo minuto. Ah, proprio il primo? Sì, perché io ero amico di Ruggero Orlando. Ruggero Orlando, per quelle della mia generazione, era il mito degli inviati speciali, con disinvoltura. Lui raccontava i guai di Nixon. Lo sbarco sulla luna. Insomma. Io sono l'unico giornalista italiano che ha intervistato Nixon. quindi quest'uomo che tranquillamente tra un bicchiere di whisky e l'altro raccontava della guerra in Vietnam che stava scoppiando, di Johnson, di tutti i guai dell'America di quel tempo, aveva un saluto straordinario. Bellissimo. Io dopo 90 secondi alzai la mano per ripetere quel saluto, mi fermai e rimasi a mezz'aria. Quando il Napoli poi vinse 3-0 Ale, non mi ricordo più quale squadra, quella mano, e così dissi: Napoli chiama e Milano non risponde, e Milano aveva perso, e cominciò un'altra storia. Si sente odore di Pasqua, si sente odore di pace e si sente anche odore di spareggio. Sempre spiritoso Maradona, e proviamo a fare gli spiritosi anche noi. Dicemmo l'altra volta: l'Inter chiama, Napoli risponde. Oggi il Napoli ha chiamato, ma l'Inter non ha risposto. Grazie Giannini. Io lo so, sono stato un onore. È stato un onore. Grazie veramente. Mi avete fatto piacere, perché a quest'età si ritorna vivi a rivivere le cose, no? Sì. Da giornalista, Gard, se dovesse fare un titolo, cos'è stato realmente 90esimo minuto? La trasmissione dei veri amanti del calcio. Del 91, se non erro. E venni squalificato anch'io, venni cacciato dal 90esimo minuto perché erano arrivati i rottamatori, ormai eravamo troppo vecchi. E quindi ce ne siamo andati insieme. Però devo dire che quella cosa mi pesava. Lo so. Mi pesava. Island.